Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Renata Tebaldi. Oggi, primo febbraio, o meglio, il primo febbraio di 101 anni fa, a Pesaro emetteva per la prima volta un vagito che presumeva essere poi quello di una grande cantante, una neonata. Questa neonata avrà il nome di Renata Tebaldi e diventerà una delle più fulgide e importanti cantanti del Novecento. Il motivo è molto semplice. La qualità eccezionale dello strumento vocale, la rotondità dell'emissione, la ricchezza degli armonici, la morbidezza della emissione, del legato, l'italianità schiettissima del canto davano appunto a questa voce innanzitutto una statura eccezionale. In quest'ottica evidentemente la definizione che Arturo Toscanini diede appunto della voce di Renata Tebaldi, voce d'angelo, non poteva che essere il primo iniziale suggello che doveva poi portare sempre la voce di Renata Tebaldi per il resto degli anni a venire, essendo proprio l'incontro con Toscanini quasi legato al debutto, anche perché erano veramente da pochissimi mesi la sua presenza sui teatri di grande livello. L'italianità di Renata Tebaldi si manifestò soprattutto nel dare voce alle grandissime eroine del secondo Verdi. Alcune mancarono all'appello, arriveranno molto tardi, come per esempio l'Amelia di Un ballo in maschera, per ammissione della stessa Tebaldi che si sentiva piccola rispetto alla figurazione che per esempio di questo ruolo aveva dato Maria Caniglia, grandissimo soprano della generazione appena precedente. Ma del secondo Verdi la Tebaldi ottenne grandissimo successo, evidentemente meritatissimo. La enigmatica, meravigliosa figura di Desdemona, che portava in sé quel enigma, per quello si parlava di enigmatico, quel mistero insoluto che è poi il motore che spingerà Otello a un atto criminoso completamente senza senso, ed era proprio legato alla meravigliosa, inesplicabile grandezza della sua Desdemona, ritrovava nel tormentato personaggio di Leonora della Forza del Destino un altro grandissimo e quasi unico terreno d'elezione. La vocalità piena, rotonda, morbida, oserei dire quasi cavaraggesca, nel colore ricco di scuola seicentesca, dava alla figura infelice di Leonora di Vargas uno spessore quasi inusitato. I meriti infatti della Tebaldi erano quelli di dare in un'epoca in cui tanto verismo aveva deformato il lirismo drammatico, ma lirismo sempre, di alcuni personaggi del secondo Verdi, un carattere decisamente troppo verista, o per asprezza di emissioni, o per improprietà di accenti. La Tebaldi, avvicinandosi a questi ruoli, invece, sapeva con l'istintività che le era propria
e la ragione di un magistrero vocale eccezionale rendere a pieno queste figure. E naturalmente la mia predilezione va quest'oggi alla Leonora della Forza del Destino. Voglio ricordare infatti a 101 anni dalla sua nascita, Renata proprio grazie a questo ruolo. Un ruolo che ottenne da lei vette altissime. Tra le grandi incisioni che ci sono giunte, quella in studio con Molinari Pradelli, il meraviglioso video del 58 del San Carlo di Napoli, che noi possiamo godere a pieno grazie alla presenza dell'amico Peppe Caruso, che ha ritrovato negli archivi questo video condividendolo con tutti noi, ho preferito scegliere l'incisione di Firenze del 53, in cui la Tebaldi è veramente eccezionale. Vi lascio quindi con le parole che il critico Celletti usa per definire questa Leonora. Grandissima, e basta ascoltarla. Quindi veramente, buon ascolto e buon compleanno Renata con Pace mio Dio dalla Forza del Destino di Firenze del 1953. Thank you.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.